L'incanto dell'arte contemporanea in una mostra a cura di Salvatore Parlagreco che si è tenuta presso il Museo Archeologico Regionale di Gela. L'evento è stato ideato dall'Accademia Internazionale Città di Roma, presieduta in Sicilia da Maria Ventura. La mostra raffigura, cioè, rappresenta i quadri che rappresentano la natura, descrivono la natura. E quello che descrive la natura è l'universale, non è una contemporaneità. La contemporaneità è di quando vengono realizzati i quadri, ma da quando c'è l'uomo che si rappresenta la natura. Noi abbiamo qua all'interno del museo raffigurazioni che rappresentano la natura, come dice Platone, il concetto di mimesi, della raffigurazione ideale della natura. E nel tempo, con il crescere dell'uomo, questa raffigurazione della natura cambia. Cosa ha voluto rappresentare la mostra allestita al museo sabato scorso? Sì, la mostra è voluto essere, diciamo, una ripresentazione di una stessa mostra che avevamo presentato in estate a Ragusa. Inizia, diciamo, un percorso di un gruppo di artisti che in altre occasioni avevo presentato e che, facendo una selezione delle loro opere, ho voluto, diciamo, condensarle in un catalogo che presenti un po' la storia artistica di questi nuovi, diciamo, soggetti che si affacciano al mondo dell'arte, alcuni già da un po' di tempo, altri che già la operano da parecchio tempo, altri nuovi. Questi sono degli artisti più che altro che seguono l'Accademia Internazionale Città di Roma già da parecchi anni. Quindi abbiamo fatto precedentemente una presentazione di un catalogo che sono stati selezionati più che altro per quanto riguarda l'arte contemporanea, anche se c'è qualcosa che riguarda il figurativo. E si è fatto quindi questo catalogo che l'architetto, professore Salvatore Parlagreco si è preso cura di questo catalogo, lo ha curato personalmente lui. Io naturalmente come Presidente dell'Accademia Internazionale Città di Roma, mi sono presa cura degli artisti, cercando di richiamarli, di farmi dare i lavori, le fotografie, curriculum e tutto quanto serviva per poter fare questo catalogo. Sono queste le iniziative che il Comune di Gela, l'amministrazione comunale, assieme agli attori principali della cultura, vuole e ottiene. Sì, questa è una delle tante iniziative in corso in città sino a 6 gennaio e oltre, perché poi continueranno ancora per tutto il mese di gennaio. Abbiamo programmato delle altre cose, coinvolgeranno altre location, tipo quella che è in corso di restauro, che è quella della chiesa di San Giovanni.